Il presepe ci sfida a non dare nulla e nessuno per perduto, in modo particolare i giovani, sempre più emarginati e costretti a lottare per il proprio futuro. Il presepe ci invita ad aiutarli a continuare a sognare, perché in Cristo Dio non si è mascherato da uomo, ma si è fatto uomo affinché la sofferenza non abbia l'ultima parola nella vita dei suoi figli. Così Papa Francesco, nell'omelia dei primi vesperi della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, celebrati nella Basilica Vaticana nel pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno, conclusi con il Te Deum di ringraziamento. Il pontefice esorta a riconoscere nell'umiltà della nascita del Signore quella logica divina che rifiuta privilegi e favoritismi, basata sull'incontro e la vicinanza, non sull'esclusione e l'eccezione. Dio viene Egli stesso a rompere la catena del privilegio che genera sempre esclusione, per inaugurare la carezza della compassione che genera inclusione, che fa splendere in ogni persona la dignità per la quale è stata creata. Un bambino in fasce ci mostra la potenza di Dio che interpella come dono, come offerta, come fermento e opportunità per creare una cultura dell'incontro. Guardando il presepe, aggiunge il pontefice, si incontrano i volti di Maria e di Giuseppe, carichi di speranze e aspirazioni, come i cuori dei giovani del nostro tempo, obbligati a emigrare o a mendicare occupazioni che non permettono loro di proiettarsi in un domani. Abbiamo privilegiato la speculazione invece di lavori dignitosi e genuini che permettano loro di essere protagonisti attivi nella vita della nostra società. Ci aspettiamo da loro ed esigiamo che siano fermento di futuro, ma li discriminiamo e li condanniamo a bussare a porte che per lo più rimangono chiuse. Privarsi della forza delle loro mani, ammonisce Papa Bergoglio, equivale a negare la loro capacità di profetizzare i sogni dei loro anziani. Se vogliamo puntare a un futuro che sia degno di loro, potremo raggiungerlo solo scommettendo su una vera inclusione, quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, partecipativo e solidale. Guardare il presepe, conclude Francesco, sfida ognuno di noi ad aiutare i giovani perché non smettano mai di lottare per i loro sogni affinché un giorno diventino madri e padri del nostro popolo. Dopo la celebrazione, il pontefice si sposta in piazza San Pietro, accolto da una folla festante, per pregare in silenzio davanti al presepe allestito ai piedi dell'obelisco.